Allora, siamo con il professor Silvestrini, che è presidente della Fondazione IDIS. Ricordavamo insieme il 1990, quando a Futuro Remoto, credo per la prima volta a Napoli, venne Rita Levi-Montalcini dopo aver avuto il Nobel. Lei che ricordo ne ha, professore, di questa edizione del 90 dedicata alla biologia con la Rita Levi-Montalcini? Ricordo questo personaggio splendido che si presentava in maniera così autorevole, anche senza fare niente di sofisticato. E devo dire che io ero abituato a parlare in pubblico, per esempio, però trovandomi vicino a lei sentivo una soggezione inusuale per una persona ormai cresciutella come io. Naturalmente si presentava davanti a un pubblico giovanile ed era adorata, ammirata ed adorata dall'uditorio. Lei parlava come sempre in maniera molto piana ma molto profonda. E poi è tornata a Napoli nel 92. Sì, dopo quella prima volta che ci vedemmo io le regalai alcuni miei libri, devo dire. Fra cui c'era questo che allora era abbastanza innovativo, questa ristrutturazione ecologica della civiltà. E gliene feci omaggio, non aspettandomi che lo leggesse, invece dopo pochi giorni mi telefonò e mi disse che l'aveva letto e seppi indirettamente che mi aveva citato a più riprese in incontri, cosa che naturalmente mi gratificò moltissimo. E quel primo incontro e anche, penso, quella prima lettura in cui riscontrò alcune assonanze di pensiero, a quanto pare, e fu l'inizio anche di un rapporto privato. Sono stato più riprese a cena a casa sua con mia moglie. Devo dire che in tutte quelle occasioni ha sempre dimostrato grande attenzione. Non so, una cosa che mi meravigliava molto era quando lo incontravo in qualunque posto, mi chiedeva notizie di mia moglie, dei miei figli, dei miei nipoti, ricordandone i nomi. Quindi questo testimonia l'affetto che aveva verso di lei, al di là dei ruoli professionali, evidentemente. Sì, devo dire che mi ha sempre onorato di un'amicizia. Siamo amici. Sempre del privato, la sua casa com'è? È una casa del tutto normale, è una casa borghese del tutto normale in cui lei viveva insieme al... In simbiosi con la sua gemella Paola, che era molto presente in questa casa, perché Paola era una pittrice e la casa era piena di quadri della sorella, della gemella Paola. C'era fra le due grandi assonanze, grande affetto, piccole attenzioni che chiaramente si vedevano. Entrambe sono venute poi a Napoli nel 94, Sì, quando noi fu stata presentata proprio la Fondazione IDIS. proposi a Paola di farle una mostra, di fare una mostra, di dedicarle una mostra presso il nostro spazio IDIS qui vicino. Ed era molti anni, mi disse poi Rita, che lei non aveva esposto. E invece accettò e venne, facemmo allestimmo questa mostra qui da noi, ed entrambe le due, le sorelle gemelle Levi Montalcini, vennero qui, sono state diversi giorni e insieme studiavano la disposizione dei quadri, lavoravano in grande collaborazione. Collaborazione. La Rita, lo sanno tutti, le è stata sempre molto vicina, anche negli anni seguenti, quando è nato il Sì. primo prototipo di Città della Scienza. Sì, è sempre venuta e si è considerata un po' di casa a Città della Scienza. Si è mobilitata nei momenti, lei è una grande combattente. Quando noi abbiamo avuto difficoltà che ci hanno portato
sui giornali in maniera non molto gratificante, lei è sempre stata molto vicina, si è esposta, ha fatto dichiarazioni, ha scritto, è sempre stata molto a fianco di mio, ma anche di Città della Scienza, di cui apprezzava l'impostazione teorica. Vorrei dire che è gradita soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, a testimonianza di come si è rimasta giovane lei dentro. Certo. E un'ultima volta l'anno scorso, qui ancora qui a Città della Scienza, per ritirare un premio. Sì, il premio Elsa Morante. Lei era stata a Procida già alcuni anni prima, non mi ricordo di preciso, sempre per il premio Morante, e poi qui fu fatto il premio Morante per i giovani e lei venne e partecipò alla cerimonia di premiazione.